Salve a tutti ragazzi, sono Cesena81 e benvenuti alla terza parte di Little Nightmare. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la parte scorsa. E se vi ricordate c'era questo cappio. Quindi io direi che ci possiamo aggrappare a quello e scendere. Eccoci qua, vediamo dove andiamo a finire. Come avete visto c'era il contrappeso che avevamo buttato giù nella parte scorsa. E quindi siamo scesi. Allora, se mi lascio da di qui, dite che muoio. No, forse no, dai. Proviamo, ok. Allora, facciamo un po' di luce. Ok, allora lassù in alto, se vedete, c'è una fessura, quindi forse si potrebbe passare di lì. Però non ho un'idea di come fare ad arrivarci, quindi andrei da questa parte. Ah, ci sono ancora quelle sanguisughe. Accidenti. Ah, non si vede niente. No, vabbè, questa. No, vabbè. Cavolo. Ho sbagliato, purtroppo. Vabbè, sono già morto la prima volta dopo, non so, 2 minuti di video. No, neanche. Ottimo, direi. Vabbè, ritentiamo. Ok, facciamo luce, vediamo. Adesso lo so, quindi teoricamente non dovrei sbagliarmi. Ok, via 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 da quella, a posto. Ok, ci dovremmo essere, perfetto. Ma qui, se non sbaglio, è un posto molto simile a quello dove eravamo nella parte scorsa. Anzi no, è quello. È semplicemente che qua c'era la corrente elettrica, mentre ora chiaramente non c'è più. Allora, qua ancora il giochino della luce. E vediamo un po' in che direzione si sposta. Allora lì c'è una sorta di carrello che scorre. Forse, cioè, non ho capito, ci vuole aiutare in qualche modo o no? Forse sì. Ah, segui i movimenti del carrello, forse lui. Occhio. No, non è vero. No, forse noi ci possiamo nascondere semplicemente lì dietro. Ma io ho comunque sia un'altra idea. Dovrebbe essere anche più semplice, ovvero passare dalla giù attaccata al muro. Vediamo se ci riusciamo. Ok. Ok, corri. Perfetto. Direi che ci sono riuscito. Più semplice di quello che mi aspettassi. Allora, scendiamo dalle scale. Occhio, non cascare giù. Oh merda, ma lì si sta aprendo. Salta, salta, salta. Bella, perfetto. E come saliamo lì? Ok, ci arrampichiamo qui sopra. Forza, olè. Poi proseguiamo da questa parte e... cosa c'è? Tutto buio? Ci sono i lupi qua? Oh, i gnometti? Scappano. Ok. Mi sa che qua c'è un salvataggio, probabilmente... Ok, eccoci qua. Proseguiamo su queste scale. Allora, io direi di proseguire sempre verso l'alto. E vediamo dove ci conduce questa scalinata. Allora, lì c'è una porta che sicuramente è chiusa. Quindi andiamo ancora più su. E proviamo a entrare da quella fessura che vedete. Ok. Allora, cosa dobbiamo fare? Laggiù c'è una leva. Quindi io direi di spostare la valigia e di provare ad arrampicarci. Ad arrampicarci di sopra. Vediamo. Ok. Perfetto, è venuto giù il letto. Quindi ora ci saltiamo sopra. Ci arrampichiamo sui cassetti.
Lì sopra vedete una chiave. Non so cosa serve, però visto che c'è, forse serve a qualcosa. Provo a lanciarmi giù di qui. Spero che sopravviva il bimbo. Aiaia, ok. Puoi prendere la chiave, la lanciamo giù. Perfetto. No. Ok. No, non la volevo lanciare. È che non so bene dove sia da portare sta chiave. Allora, forse qui si può aprire la parete. Ok. Quindi riprendiamo la chiave che probabilmente servirà più avanti a sto punto. Qui lanciamola lì sopra. Ok, lì c'è il lucchetto, infatti. Prendiamola su e andiamo a infilarla all'interno del lucchetto. Ok, ottimo direi. Apriamo la porta. Dove siamo? Oh, che bella scimmia inquietante. Allora, lì c'è un pulsante. Probabilmente dobbiamo tirargli. Boh, la scimmia? Si può? Sì, grande. È forzuto sto cavolo di bambino. Ok, è sceso un ascensore di là, mi sa. Allora, controlliamo qua in giro perché vorrei vedere che non ci sia niente di eclatante. Io prenderei ancora la scimmietta per schiacciare il pulsante che è a fianco qui alla porta. Non so se l'avete visto qua sopra. Ok, proviamo a lanciarlo. Oh, ho sbagliato. Riprendiamolo e ci riproviamo. Ok, perfetto. Ora l'ascensore scenderà e speriamo che ci porti in un bel posto, anche se ne dubito. Dove siamo? Ok, si esce da questa parte. Un altro mega condotto di ventilazione. Ah, sta ancora male il bambino. Ha fame. Probabilmente ha fame di nuovo. Quindi spero che ci sia qualcosa da mangiare qua in giro, perché se no la vedo male. Allora accendiamo la lanterna qua. Non me la fa accendere. Com'è che si accendeva? Ok, forse ci sono. Ok. E proseguiamo. Eccoci qua. Allora lì c'è una gabbia con dei topi. Ah, c'è un pezzo di carne. Dobbiamo mangiare quello? Proviamo. Fa un po' schifo la cosa, però proviamo. Eh sì, se la mangia anche il bambino. La fame gioca brutti scherzi, ragazzi. Occhio. Allora speriamo. No, non ci posso credere. Ci hanno catturato così. No, ci sono rimasto malissimo, ve lo giuro. Vabbè. Ah, oltretutto, guardate, sta portando via una cassa. Ma cosa sono bambini anche nelle altre? Non riesco a capire. Nelle altre gabbie cosa c'è? Allora, ragazzi, io però mi fermerei qui. Continuiamo nella prossima parte. Lasciate un bel like e commentate. Ciao a tutti.